Trasmissione futuro, nel segno della continuità e per un processo che porti al rilancio del ruolo dell'industria. E questo è il titolo dell'Assemblea pubblica di Confindustria Salerno che si è tenuta ieri al Teatro Verdi. Un incontro al quale ha partecipato anche il governatore Vincenzo De Luca, che ha affrontato il tema delle classi dirigenti e la sfida del cambiamento, in cui c'è alla base la discussione del sistema sull'eredità di saperi e proprietà, ma anche l'avvenire dell'Associazione Locale degli Industriali. È infatti l'ultima assemblea della gestione di Mauro Maccauro, che nella sua relazione ha fatto un bilancio del proprio mandato, ripercorrendo le iniziali difficoltà e gli sforzi di rilancio del ruolo di Confindustria. Enzo Boccia, che a Salerno partecipa a questa assemblea pubblica per la prima volta da capo degli industriali italiani, ha dettato la linea dell'impegno per il sì da parte dell'associazione. Il piano 4.0 che ha determinato il governo può essere un acceleratore che viene usato dalle regioni del Mezzogiorno grazie all'uso dei fondi strutturali e quindi accelerare un'idea di industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di investimenti e ad alta intensità di produttività. Su questa soglia trasversale, non di settore, si può fare un grande lavoro comune. Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno, ha sottolineato. Si parla di anche un approccio nuovo al mercato che risponde alle esigenze della vita di oggi, del modo di vivere dei cittadini oggi, prodotti freschi, prodotti pronti, piccole quantità, insomma c'è tutta una filiera che oggettivamente sta tirando molto e alla base una grande qualità.